Allora, siamo in prima F e sto spiegando agli alunni su che cosa lavoriamo, sul progetto. Diciamo, io sono ripetente, quindi ho vissuto l'anno scorso l'esperienza di studiare sui libri. E quest'anno questa esperienza di questo progetto high-tech, cioè, è una cosa più leggera. Anche divertente, interessante, però comunque richiede impegno e tempo, perché anche cioè, la cosa più stupida per imparare a costruire una stanza sembra all'inizio facile, ma non è così. Noi due E lavoriamo sulla Lupa Capitolina e abbiamo creato una stanza con al centro su di un piedistallo la lupa e sui muri ci sono didascalie, immagini che spiegano la storia della lupa, che cos'è. Tutto il lavoro che facciamo su Edmondo viene aggiornato volta per volta. A che scopo avete fatto questo progetto? Lo scopo, diciamo che è un modo diverso di fare lezione. In pratica noi trattiamo gli argomenti comunque del programma, però in modo diverso, cioè creiamo queste stanze tridimensionali con quest'opera d'arte, però comunque devi informarti su cioè, che è sta cosa, che cos'è, perché, cioè, di che periodo è, e quindi capi, in fondo stai comunque a studiare. E niente, lo scopo è questo, cioè fare un modo diverso di lezione che comunque è molto, oltre che divertente. Secondo me il progetto è interessante, sarebbe bello anche provare un'esperienza del genere, però cioè, secondo me dovete essere più compatti tra di voi, più uniti, senza, cioè, senza problemi. L'obiettivo è appunto creare queste stanze per poi essere valutati naturalmente dal professore, però cioè, questo progetto ha valore europeo, quindi non ci siamo solo noi. Per esempio, cioè, questo viene gestito in Italia da Firenze, da un professore che si chiama Andrea Benassi, che è sta al ministero, cioè, un professore di Firenze e ci ha dato anche delle lezioni su Edmondo, cioè su come usare Edmondo. Questo tipo di attività sono molto istruttive e simpatiche anche, però hanno uno scopo, cioè dovete essere tutti attivi e se venno diviso in team è anche perché dovete abituarvi a lavorare in gruppo, quindi è molto importante la partecipazione attiva di tutti.